Preoccupa la situazione contagi nel comune di Castellabate, per questo motivo il sindaco facente funzioni Luisa Maiuri pone in essere disposizioni più stringenti per prevenire la diffusione del contagio in seguito al numero crescente di casi registrati nell'ultimo periodo. Le misure straordinarie sono state elencate nell'ordinanza sindacale numero 69 del 28/12/2020. Le disposizioni suddivise in 11 punti partono oggi 29 dicembre e resteranno in vigore fino al 6 gennaio. Salvo proroghe. Siamo in un momento di grossa difficoltà. Di grossa difficoltà perché in pochi giorni purtroppo si sono registrati numerosi casi di nuovi positivi. Nella giornata di oggi io purtroppo ho ricevuto altre notizie poco piacevoli. Oggi mi sono stati purtroppo comunicati 26 nuovi casi positivi. Totale è facile, la somma è facile da fare. Siamo sul nostro territorio a 75 casi positivi. E questo ci ha indotto a fare un'attenta riflessione, ma soprattutto a fare delle scelte molto, ma molto drastiche. Il provvedimento che io ho firmato è un'ordinanza che in 11 punti da delle prescrizioni rigidissime. Una decisione sofferta, ma è una decisione che è stata dettata da questo momento molto molto particolare. Dal 29 dicembre e fino al 6 gennaio, salvo estensione, ma io mi auguro di poter avere dei dati più confortanti nei giorni a venire. Può essere anche un'ordinanza che può essere ridotta, diciamo, fino al 6 gennaio ci sono queste misure su tutto il territorio comunale. Allora, vi leggo i vari punti. Punto numero 1, divieto per tutti di allontanarsi dalla propria abitazione se non per comprovate necessità. Divieto di accesso o di allontanamento dal territorio comunale se non per comprovate ed indifferibili necessità, che sono lavoro, salute e approvvigionamento di beni di prima necessità. Punto numero 2. Per l'approvvigionamento dei beni di prima necessità, e parliamo molto più volgarmente anche della spesa, è fatto d'obbligo di effettuarli con la minor frequenza possibile da un solo componente del nucleo familiare e presso l'esercizio commerciale più vicino alla propria abitazione. Numero 3, la chiusura di tutte le attività produttive e commerciali. Sono escluse dalla chiusura i negozi di generi alimentari, le farmacie, le parafarmacie, i fornai, i rivenditori di mangimi per animali, i distributori di carburante per autotrazione solo con modalità self-service, la produzione agricola e l'allevamento, le tabaccherie, i servizi di rifornimento dei distributori automatici di sigarette, i servizi di rifornimento delle banconote agli sportelli Bancomat o Postamat, le attività di trasporto connesse al rifornimento dei beni essenziali. Nei giorni 1, 3 e 6 gennaio 2021 la chiusura è estesa a tutte le attività commerciali, ad eccezione di farmacie e parafarmacie. È fatto divieto di visite a parenti ed amici, se non per ragioni indifferibili legate ad attività socio-assistenziali per persone non autosufficienti. Ancora, tutti i titolari delle attività commerciali aperte di garantire accessi contingentati entrando anche evitando anche minimi assembramenti e per le attività con ridotte dimensioni di regolamentare l'accesso al massimo di una persona per volta. Punto numero 6, l'assoluto divieto di feste, di ogni forma di riunione in luogo pubblico, privato, abitazioni private, anche di carattere religioso. La chiusura del cimitero, fatto salvo l'accesso per le imprese funebri. La sospensione di attività di barbieri, parrucchieri e centri estetici. La chiusura al pubblico degli uffici comunali, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità e previa prenotazione. Ai ristoranti, bar e pasticcerie
È vietata l'attività di asporto e consentita la sola attività di consegna a domicilio. La chiusura di tutti i cantieri edili pubblici e privati, nonché la sospensione di tutte le attività professionali, tipo idraulici, impiantisti, elettricisti, ad eccezione di interventi che rivestono carattere di urgenza debitamente comprovato. Questo è quanto previsto da un'ordinanza molto ma molto dura che ci riporta sicuramente indietro nel tempo, ci riporta indietro a quelle misure che furono adottate nel periodo del lockdown totale. Mi rendo conto che stiamo precludendo un po' tutto, anzi se non tutto, ma oggi abbiamo delle parole d'ordine, dobbiamo stare a casa, abbiamo il dovere di stare a casa perché abbiamo il dovere di arginare questo fenomeno che purtroppo è in crescita. E allora è un atto, dicevo, che ho firmato con gravissimo senso di sofferenza. Però il momento è difficile e bisogna proseguire in questa direzione, altrimenti ci potrebbero essere dei numeri sempre più crescenti, perché probabilmente c'è da dire che non tutti hanno compreso che il rispetto delle regole era qualche cosa e il senso di responsabilità chiaramente era qualche cosa, anche con delle regole molto semplici. Era qualche cosa che doveva entrare nel DNA di ognuno di noi.